Ciao a tutti ragazzi e bentornati o ben arrivati sul mio canale. Oggi sono qui con il 17° episodio di Pokémon Diamante Lucente. Trovate il 16° episodio qui sotto in descrizione. E beh, dalla mia squadra si può già capire cosa ho fatto nello scorso video. E già, comunque, notate qualcosa di diverso nella mia squadra a parte di Alga? Beh, c'è anche Piloswine. Off camera sono andato a cercare questo Swinub perché lo volevo assolutamente nella mia squadra. So che non sapevo dove cercare, non l'ho trovato da nessuna parte. E alla fine era sotto i grandi sotterranei. Ed era anche un livello abbastanza alto, era al 43. Quindi ho bastato fare un livello per farlo evolvere in Piloswine. E adesso sto cercando la mossa Forza Antica, così farlo evolvere ancora, farlo diventare ancora di livello, così si può evolvere. E poi abbiamo Gabite a livello 37 che si evolve tra 11 livelli. E niente, mi sono già fatto questa strada a piedi, ho già battuto tutti quanti gli allenatori per livellare un pochino. E per sbaglio sono entrato anche qui dentro nella città. Ho incontrato il Super 4 che mi ha detto che il capo palestra non ha più voglia di combattere. Quindi adesso devo dargli io l'input per farlo. C'è il capo palestra di Arenipoli. No, prima di tutto mi serve un centro Pokémon e non so per niente, non so esattamente dove sia. Appena avrò Mamoswine e Garchomp, questa squadra sarà al completo. Esattamente la squadra che pensavo di portarmi alla Lega Pokémon. In realtà, tra Piloswine e Gliscor ero un po' indeciso. Poi ho deciso di prendermi Piloswine. Dove può essere il capo palestra? Dimmi che quel qua, forse qua dentro. Qua, non ci abbiamo messo niente. Vai Ciccio! Così tu sei il prossimo sfidante della palestra di Arenipoli. Ok, ho deciso. Scopro che sei debole, sfiderò la Lega Pokémon. Ho finito con la ristrutturazione della palestra, quindi posso andarmene. Ora più che mai fremo la voglia di fare lotte emozionanti. In qualità di miglior capalestra delle regioni di Sinnoh, darò libera sfoga alla mia potenza. È bastato guardarmi per convincerlo. Sono troppo bello, lo so. Beh, direi che è stato abbastanza facile. Ora devo solo cercare la palestra, però lì vedo una Pokéball. Devo prendere tutte le Pokéball che vedo perché mi serve la mossa Forza Antica, Pietra Tuono. Dai cazzo è la palestra? Ok, finalmente, eccolo qui il Super 4. Ehi, ciao, finalmente è tornato. Sembrava anche di ottimo umore. Ho l'impressione che abbia intuito subito che sei un tipo tosto. Commetto che non vede l'ora di affrontarti. Ricorda qual è la tua missione. Offri una sfida infuocata e risveglia la sua passione per lottare. Allora ti aspetta la Lega Pokémon. Ok, allora lui ha una squadra di tipo elettro, quindi mi sembra che Piloswine sia la scelta giusta. Informazioni, perché deve essere anche un tipo ghiaccio-terra, ma anche Gabite non scherza, solo che sono di livello un pochino bassi entrambi. Vediamo che succede. Oh, esattamente com'era. Fantastico, è fantastico. Devo fare così, è vero, che pieno, devo fare così, tac. Affrontiamo la prima tizia. Spero non ci siano molte. Allora, se vai di Pachirisu, io non so che mossa farti. È anche il livello 44. Va bene così, va bene così. L'ha preso in pieno petto, ma va bene così. Tanto lei è ancora bruciata. Un bel pugno rapido e ci portiamo a casa questa partita. Di poco conto, ma ci portiamo a casa. No, ho sbagliato! C'è un Pokémon di tipo fuoco. Lo vuoi imparare le mosse di tipo fuoco? Hai rotto la mente da una vita. Cioè, hai rotto fuoco da una vita. Ok, grazie, ciao. Alla prossima. Ma perché nelle palestre ci sono solamente bambini? Lui ha un esemplare di Mr. Mime. Beh, è stato facile. Il terzo. Che bello, una palestra dove finalmente questi tizi hanno solamente un Pokémon a testa. Un Pokémon, che bello, finalmente. Ma con Dialga a nostra disposizione sarà un gioco da ragazzi. Ti posso saltare? Oh, che bello. Salto anche te. In la prova contraria è una palestra di tipo elettro, eh. Calabra non è che accentri molto. Dialga vuole imparare Dragartini, sai, un livello. Ok, per Raichu volevo provare a usare Piloswine per vedere un po' come se la cavano i combatti. Però non c'è solo mossa tipo terra, quindi proverei, boh, anche Garchomp. Che sì, Gabite va bene. Ok, si cava abbastanza bene. È andato anche avanzi, così recupera qualche punti sotto in più. E andiamo con Sabbia Tomba, che dovrebbe definitivamente andarlo KO. Boom, Gabite, hai superato la prova. Continuiamo. Dovrebbe esserci tre stanze, quindi c'è questa e la prossima, giusto? Ah no, è questa? Proprio tutto quanto l'ambaradam per arrivare da campalestra. E anche lui l'abbiamo fatto fuori easy.
Ok, scommetto questo mi porterà direttamente anche a palestra, vero? Infatti no. Basta, mi butto. E abbiamo sconfitto anche questo allenatore qui. Perfetto. Devo solamente curare un secondo il mio Inferni, perché è messo male, e capire dove andare. Ah, forse ho capito. Ok. Ingegnoso. Allora, Pokémon sono messi bene? Sono messi tutti quanti bene. Perfetto. Beh, è tempo, ragazzi, di affrontare l'ottavo e ultimo capo palestra di questa regione. Sono pronto? 3, 2, 1 e let's go. E va bene, sfidante. Non capita spesso, ma alcuni allenatori decidono di venire a sfidarmi. Si tratta di lotte noiose. Neanche una goccia di sudore per batterli. Sì, io sono Corrado, il capo palestra. Si dice che io sia il capo palestra migliore della regione di Sinnoh, ma... va, non importa. Ora che tu sia l'allenatore che mi ricorderà quanto è divertente lottare. Non ti preoccupare, Corrado, sarà una lotta piena di emozioni. Quanti Pokémon hai? Dimmi che ne hai... 4 addirittura? Vabbè, ci sta, se l'ultimo capo palestra ci sta. Ah, inizio già con Raichu? Raichu non era il tuo Pokémon più forte? Va bene, ok. 46. Andrei già con Zuffa. Easy. Anche se abbiamo diminuito la difesa speciale. Il suo prossimo Pokémon è Ampharos. No, teniamo Inferni. So che ce la può fare. No, Ambipom. Cosa ho letto Ampharos? Non ho mai lottato contro un Ambipom. Facciamo in altra Zuffa. Spammiamo in altra Zuffa. Bruciapelo, è più veloce lui. E minchia se fa male. Allora, è morto lo stesso? Minchia, meno male che la bacca doveva limitare i danni. Inferni, sei un mostro. In senso buono, però. Ok, Luxury al 50 e Staraptor al 40. Baldiari, una mossa fortissima. Il suo prossimo Pokémon è Octillery. Cambia Pokémon, mettiamo Luxray. Faccio vedere che anch'io ho un Pokémon tipo Electro e l'ho allenato benissimo. Allora, Scintilla. Easy! E meno male che eri l'allenatore più forte. Beh, ragazzi, siamo arrivati al suo ultimo Pokémon. Il suo ultimo Pokémon è un Luxray, quindi facciamo Luxray contro Luxray. Dai in guardia, ora ti tiro fuori. No, ma fammi leggere! No, ma dammi il tempo di leggere. Ecco Luxray. Prepotenza. Allora, ha poco effetto in attacco. Prova con Morso. A lui ha mosse più interessanti. Invertivo da sto punto. Ho cambiato idea. Meglio usare un altro Pokémon. Però, dai, no, aspetta. Il danno, un bel danno gliel'ha fatto. No, ma che figlio di sua madre. Ora non ti piacerà quello che sta per succedere. Gabite, scelgo te. Batti terra. Gelodenti. No, Gelodenti, super efficace contro un Pokémon tipo drago. Ma che cavolo? Vai, Dialga. Eh? La senti il potere? Del tempo? Bene, Fragor Tempo, mossa esclusiva di Dialga, ti faccio fuori io. Boom! Non si scherza con un Pokémon leggendario. E sale anche il 49. Abbiamo sconfitto l'ultimo Pokémon palestra. È stato l'incontro più divertente che abbia mai fatto. Da non so più da quanto tempo. I tuoi Pokémon siete fenomenali. Come si evolverà il vostro modo di lottare in futuro? Questa è la tua ottava medaglia. Te la sei meritata. Oh, che bella sensazione. Hai ricevuto la medaglia Faro da Corrado. La medaglia Faro ti permette di usare la MT cascata. Ma no, la MT cascata. Inoltre, poiché hai raccolto tutte e 8 le medaglie, qualsiasi Pokémon ti obbedirà. Senza esitazioni, perfetto. Tieni, voglio darti anche questo. Ti prego, tuono. Dammi tuono. Ah no. Bolli, ma che cazzo stai facendo dei bolli? Dimmi che tuono, una mossa di tipo elettro. Raggio scossa. Va bene. È raggio scossa, sia. Finalmente, ragazzi. Finalmente ho tutte e 8 le medaglie della Gioia di Sinnoh. Eccole, ma le ho pulite ieri, dai. Ieri mi sono messo a pulirle qua off camera, pensando di fare una bella figura adesso, e sono già sporche tutte quante. Non ci posso credere. Comunque, ragazzi, ecco qui le 8 medaglie della regione di Sinnoh. Mamma mia, è stata veramente una cosa faticosa. Beh, non altro, più che altro la terza medaglia. La terza medaglia è stata quella più faticosa, perché gli altri hanno dovuto sfidare la palestra solamente una volta. Ognuno di loro ha un bel ricordo. Ok, la Lega Pokémon si trova sopra qua. Beh, ragazzi, direi... Oh, ma aspetta, oh, che succede? Notizia lì. Aspetta un secondo, io ti conosco. E sono a capolestra. Oh, scusa, non sono a capolestra di questa città. Sono a capolestra delle regioni di Yoto. Mi ricordavo, infatti.
Hai sentito parlare di Johto? Spero di sì. Oh, è la medaglia di questa città, devi essere davvero forte. Per favore, prendi anche questa. Cosa, cascata? Non ci credo. Hanno messo una capolestra delle leggi di Johto per darmi la metti cascata. Io non sono bravo con le parole, ad ogni modo, buona fortuna. Hanno messo una capolestra delle leggi di Johto per darmi la metti cascata. Vabbè ragazzi, direi di raggiungere la Lega Pokémon. Ok? Lega Pokémon. Andiamo, le metti cascata. E finalmente, ragazzi. Eccoci qui. Ah, c'è pure la mia vittoria. In effetti. Beh, ragazzi, direi di terminare qui l'episodio. E ragazzi, posso dire finalmente una cosa. Dopo aver battuto 8 palestre, dopo aver recuperato tutti i Pokémon che volevo recuperare, questo sarà l'ultimo video che registro. Perché per la mia vittoria e la Lega Pokémon, ragazzi, voglio andare in live. Non so quando lo farò, forse venerdì pomeriggio, visto che dovrei essere libero. E niente, andrò in live, andremo verso la mia vittoria, andremo a sfidare e a vincere la Lega Pokémon. Intanto io me ne sto qua off camera a allenare un po' i Pokémon e a cercare l'MT Forza Antica per far evolvere Piloswan in Mamoswine. Voi intanto, se lo sapete, scrivetelo qui sotto nei commenti. E beh, manca anche poco per far evolvere Gigabyte in Garchomp. E niente ragazzi, direi che l'episodio può terminare qui. Spero vi sia piaciuto, voi lasciate like, iscrivetevi al canale, condividete questo video con i vostri amici, perché la nostra avventura alle regioni di Sinnoh non è ancora finita. E niente, ciao a tutti e alla prossima.